Vediamo se riesco a fare questa cosa. Non c'è molto caldo. Ci sono le nuvole. Ma io devo cambiare il firewall, perché come vedete è una merda. E siccome ne ho trovato un altro, io adesso libererò la zona e mi dedicherò a fare questa cosa. Qui ho la borsa con gli attrezzi, che va bene, può stare qua. Questo non mi è mai servito. Ah, ok. Qui ho del cordame. Il martinetto idraulico. Bene, molto bene. Poco fa c'era un caldo boia, ma ora devo dire che si sopravvive. Ed ecco che qua abbiamo quello, diciamo, più sano. Effettivamente sano, e forse sporco, ma è sano. Penso che, oddio, qual è il lato? Non lo so. Adesso lo scopriremo. Vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosa. Ovviamente l'ho aperto al contrario. Bene. Non mi pare di avere bisogno di... Sì, forse ho bisogno di un cacciavite. Vediamo un po'. Tanto devo togliere questo. E immagino la guarnizione. Questo va bene. Andiamo qua. E questa vite. Che metto qui, dove c'è il magnete. Io qui ho un magnete. Adesso non ci resta che bestemmiare. Leviamo il tubo e una parte del firewall, ma qua già vedo che ho dei cavi in mezzo al cazzo. Molto bene, ho i cavi della radio. Poi ho questo, queste cagate, i cavi della radio. Chissà che non riesca a fare passare. Devo spostare la batteria. Ok. Ho spostato la batteria. E qua dietro trovo dei frammenti di spugna. Guarda, la batteria è a cazzo. Eccola riposizionata. Bene. Questi cavi purtroppo sono messi così e non c'è molto da fare.
basta staccare il tubo e togli il vecchio firewall che se ne va a fanculo. Ecco, qui ho altre protezioni. Ok, questo è il tubo che andrò messo lì. Ok, va bene. E questo è quello nuovo. E mo so cazzi che ogni volta spostare questo cavo, questo maledetto cavo, è un dito al culo. Però vediamo se mi riesce di piazzarlo bene. E in effetti così sembrerebbe. Sembrerebbe stare. Quindi questo tubo lo rificco qua. Molto bene. Ora bisogna procedere qua. E questa è la parte difficile, perché c'è la batteria. Complicato, ma non è impossibile. Mi sembra di esserci anche riuscito, perché qua è perfetto, qui e qui anche, quindi il tubo va messo qua. Questi vanno chiusi qui così. Molto bene. Quindi posso rificcare questa spugna qua dietro a cazzo, come un fono assorbente quasi inutile. E sono a posto. Questo sta qui. Questi cavi possono passare di qua. Dopodiché posso avvitare la vite che avevo tolto. E ovviamente il bit è cascato via. Perché? Perché è un bastardo. È un bastardo. Maledetto bastardo. Ecco fatto. Bastardo. Ora vedo già che questo, meglio se ci sta sopra che non sotto, quindi questo può stare qui così, perfetto, perfetto. Questo può stare qua. Direi perfetto. Ora, se riesco a mettere la guarnizione bene, questa cosa non si muove più. E questa è la sfida. Caldo boia. Se riesco a chiudere questo in mezzo, potrei avere vinto.
Porco. Però sembra funzionare. Se questo va infilato prima. Questo va infilato prima nella guarnizione. Capito? Questa parte qua, se io la infilo dentro prima, poi gliela posso chiudere. Posso chiuderla dentro. Così. Ecco come si fa a bloccarla. Interessante, farò così anche dall'altra parte. Quindi questo io lo infilo dentro qui. E poi chiudo. Così a questo punto l'ho proprio bloccato. E lo stesso qui. Ovviamente adesso non entra qui. Però sembra che ce l'ho fatta. Ho passato bene tutti i tubi. Questo se ne va a fare in culo qua. Bastardo. E ora, questo dovrebbe stare più su e non esce più, ma c'è tutto. Ecco fatto, ecco fatto. Manca un'altra cosa che abbiamo completamente perso, e cioè la guarnizione qui. Dove è finita? L'avevo messa qua. Non c'è più. Ma dove cazzo è finita, maledetto cane? Caduta a terra, c***o, bastardo. Ok, ora questo si ficca qua, e forse anche questo andrebbe prima infilato nel porco, in quel porco. Questo non entrerà né mai e poi mai dove deve entrare, quindi io glielo metto così e vaffanculo. Entra cane, entra. Anche perché è più basso, quindi non può entrare più di così. Va bene. Questo l'ho messo. Ora devo rimettere a posto
varie cose qua, tipo questo pezzo di merda qua. Ecco fatto. Questo se ne va qua e il macchinetto se ne sta qui. Bene. Questo qua è lo starter, può stare qui. Poi questa parte è quasi inutile, però io la metto lo stesso. È comunque una cosa in più che assorbe rumore prima di migliorare la situazione. Prima o poi farò un lavoro. Ecco, ho perso un altro pezzo, vaffanculo, maiale, bastardo. Questo è a posto. Ecco, questa borsa può tornare qui dov'era. Direi che ci siamo. Ed ecco come ci si riduce a fare questi lavori del cazzo con questo sole di merda. Maledetta l'estate, maledetto sole di merda, maledizione all'estate, affanculo a quelli che amano l'estate. Ora qui, con un po' di delicatezza, come avete visto, si posiziona la ruota di scorta, le chiavi stanno sotto. Ora rimettiamo a posto queste inutili cagate, il poco di acqua che mi è rimasta. E qua c'è il liquido dei freni che non ho usato mai e che probabilmente mai userò. Penso che così si può chiudere. Insomma, ho installato un firewall nuovo, come vedete, una protezione un po' migliore. Questa plastica la voglio dipingere di bianco e poi dovrò mettere dell'antirombo qua su queste lamiere, mentre questo, come vedete, ho mangiato, lo posso buttare e lo butterò via. Per adesso lo metto qua. Bene, vediamo se qua si chiude il cofano e siamo a posto. Mentre ci siamo, un'occhiata ai livelli, perfetto, un'occhiata all'olio, perfetto, leggermente sopra il livello, non perde una goccia quest'auto, non perde una goccia, è incredibile. Vediamo se si chiude. Mentre ci siamo, vediamo un po' di queste cagate, vediamo se riesco a ricollegare la radio e fare un breve controllo se tutto è ok. Radio rovente perché è stata al sole, ho un'antenna del cazzo, devo cambiarla, ho veramente un'antenna del cazzo. Ok, questa la colleghiamo qua e in teoria la mia radio si è accesa ed eccomi qua.
Ok. Beh, qualche punto l'aggancio. Perfetto. La radio funziona. E io sono a posto. Morto, ma sono a posto. Ecco, abbiamo lasciato il pacco batterie al sole. E come vedete si è gonfiato. Cosa che non bisogna fare mai. Ho lasciato il pacco batterie al sole. Quindi adesso questo lo andiamo a mettere all'ombra e probabilmente lo potremo gettare perché si è gonfiata la batteria al litio. Ai coglioni di litio. Il pacco batterie l'ho messo in cella. L'ho messo nel frigorifero e vediamo se si riprende. Ma temo che essendo così gonfio dovrò necessariamente eliminarlo. Già.